è un libro importante perché in quest'Italia si parla dell'Afghanistan solo quando si parla dei morti del nostro esercito in Afghanistan. Ma non sappiamo quasi nulla di questa guerra. Non sappiamo che cosa vanno a fare gli alpini in Afghanistan come altre armi e altri corpi dell'esercito, e anche non dell'esercito, dell'aeronautica. Ne sappiamo relativamente poco. E mi sono davvero, davvero commosso in tante pagine di questo libro, perché ho notato con quale umanità, con quale professionalità, con quanta intelligenza, con quanta disponibilità questi uomini vanno sul territorio a loro inizialmente molto ostile. La strada, l'unica strada asfaltata dell'Afghanistan, quella che collega Kabul, che si trova a est, ad Herat, passando a nord per Mazar-e Sharif e a sud per Kandahar. È l'unica strada asfaltata di tutto il paese, un anello che è lungo circa 4.000 km ed è praticamente l'asse su cui si svolgono tutte le vicende afghane, tutti i giorni, i commerci, i traffici legali, illegali, la gente si muove lungo questa strada. E anche le nostre pattuglie e le nostre basi chiaramente sono disposte lungo questa strada. Quindi è questa ring road nel linguaggio di tutti i giorni, nei messaggi ufficiali e nelle comunicazioni, è un termine che ricorre molto spesso durante la missione, per cui l'ho scelto per fissare il punto. Sono impegnati in una missione estremamente complessa. È difficile liquidare in due parole che cosa si fa in Afghanistan. Così, in generale, siamo lì per aiutare l'esercito afghano, per aiutare la polizia afghana e per sostenere il governo di Kabul ad assolvere i propri compiti minimi di mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza all'interno del paese e di far sì che questo paese piano piano faccia i suoi passi sulla strada dello sviluppo. Questo è il concetto generale. Ma poi, tradotto in termini pratici, che cosa fanno le nostre pattuglie? Le nostre pattuglie, dato per cominciare, tutti i giorni, 24 ore su 24, sono presenti su questa strada per impedire che vengano piazzati sotto la strada ordigni improvvisati con cariche abbastanza forti che vengono fatti saltare, non necessariamente contro di noi, tante volte contro la polizia afghana e il più delle volte non contro la popolazione civile, ma comunque contro bersagli che poi mietono vittime soprattutto tra la popolazione civile. Quindi la prima cosa è questa qui. Contemporaneamente, mentre queste pattuglie vanno avanti, contemporaneamente nelle basi di addestramento dell'esercito afghano, i nostri soldati addestrano i militari afghani.